Perché? Per te, Cloido? No, per tutti. Audience, tutti. Per tutti. Buonasera. Io... Hai scritto un libro? Sì, io ho scritto, io ho introdotto il mio libro. Qualcuno che vuole divertire, questo libro da sogni che io tanti anni hanno sperimentato con sogni. Già. Ma dici che tu hai visto dei miracoli, Andy? Questa meditazione che ha scritto il mio libro, sì, pure visto miracoli, però questo fuori dalla meditazione, questo quando ero piccolo, pure visto UFO mentre viaggiavo. E poi questo libro da un uomo che ama i sogni come io, non c'è informazione con sogno, secondo me nessuno in storia prima sapeva che cosa è il sogno, come controllare il sogno. Questo è un mondo virtuale, altro realtà in sogni, che fa divertire. E secondo me nessuno in storia ha scoperto metodi per avere sogni, perché ho scoperto io. Io ho visto poi, adesso sono 54 anni, io viaggio tanto, io esploro, piace fare questo, e mentre io viaggiavo, io ho visto... Che viaggio hai fatto, Andy? Vedi. No, no, che paesi sei stato? Oh, io stavo in Nord Italia, ho visto tanti villaggi, sono stato 24 ore in questo villaggio. E io amo viaggiare pure in questa realtà, c'è una connessione con il sogno. Sono stato 24 ore in villaggi in Nord Italia, tanto questo villaggio è eccezionale. E ho esplorato, e non tutte le due villaggi uguali, non tutte le due città uguali. E vale esplorare tutto questo. Ma sei stato pure in Austria, sei stato in Inghilterra. Sì, sono stato a Londra l'ultima volta, ho lavorato lì, lavare piatti, circa 3 anni, dal 2017, 2020, sono tornato qua, Roma, ho lavorato a lavare piatti, pure sono stato a mezzo al mondo, sono stato a Canada, 13 anni. 86 è entrato. Grazie. L'Europa ha girato tutto tu? Non tutto, sono stato Spagna, Francia, esperienza unica per tutti. Vabbè, tu vieni dall'Ungheria, no? Sei sì, nato lì. Sì, sì, sì. Sì, è ungherese, Ungheria. Io non sono nazionalista, però deve rispettare dove sei nato. Sì, cioè, è normale che amo un paese mio. È normale, normale. Sì, sì. Normale. Questo libro comunque per uno che ama viaggiare pure mentre sogna, un esplorare un'altra realtà, scoprire un'altra realtà mentre sogna la notte, diciamo come una realtà virtuale, posso fare tante cose nel sogno, divertire pure. Ciao Andy, a presto. Auguri.